Pochi finanziamenti e scavi archeologici ancora da completare. Questa è oggi la fotografia di Monte Vairano tra Busso e il capoluogo di regione. Nei paesi del Molise gli sfratti di abitazioni alle famiglie in difficoltà sono arrivati a circa 200. Il PCL chiede allo IACP il blocco dell'avvertenza sociale. Domani a Campobasso è previsto il convegno medico-scientifico sulla fibrosi cistica, una patologia grave altrettanto invalidante. Torna la festa del Gioco Sport 2014 organizzata dal CONI, coinvolti 400 alunni delle scuole primarie, appuntamento domattina a Campobasso. Bentrovati gentili telespettatori, dopo due giorni di interruzioni sono ripresi oggi i collegamenti via Adriatico tra il porto di Termoli e le isole Diomedee, con l'isola di Capraia che ha effettuato le corse in mare. La Guardia Costiera anche ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata, mare mosso e venti settentrionali a forza 9 in attenuazione nelle ore della notte. Abbiamo detto nei titoli, la valorizzazione di Monte Vairano e la possibilità di rilanciare un'area archeologica abbandonata, questo è il tema odierno di un incontro in cui il mondo della cultura e della politica si sono confrontati per lanciare una proposta fattibile. Per noi Massimo Dalla Torre. Molti definiscono Monte Vairano il luogo principe, il luogo dove praticamente doveva sorgere la capitale dei Sanniti, però è un luogo che non viene spesso sfruttato, anzi è quasi sconosciuto. Sì, innanzitutto troppo buono per gli appellativi rivolti. Parlando di archeologia, Monte Vairano, sono stato con il professor De Benedittis suo ospite per 10 anni e per lo scavo archeologico. Una situazione che vede gli scavi iniziati negli anni 70 che ad oggi non risultano completamente cambiati, dopo decenni di stop, adesso con gli interventi dell'Università del Molise fino al 2002, nuovamente carenza di fondi per un'area, un sito archeologico del popolo, del mondo sannitico importante, 50 ettari in 3 chilometri circa di mura poligonali, 3 porte urbiche, tanti edifici abitativi, tante aree, insule e soprattutto la presenza dell'Orreum che testimonia a Monte Vairano una vera e propria città. E senza l'intervento dello Stato, dell'Europa, della regione, sicuramente troppo poco si potrà fare con pochi fondi e con scavi di 15 giorni, 20 giorni all'anno. Quindi speriamo che anche essere qui oggi possa testimoniare, portare avanti una piccola battaglia che noi del mondo archeologico facciamo quotidianamente, ma che il più delle volte resta inascoltato, se non sotto campagna politica. È notorio che l'archeologia non paga, è una scienza che purtroppo è affascinante, anche perché noi viviamo nella culla della cultura. L'Italia è piena di reperti e il Molise in particolar maniera. L'Italia è la culla della cultura, infatti un terzo del patrimonio culturale mondiale è in Italia. Il Molise nel suo piccolo, una regione così piccola, offre tante alternative al turista. Io dico sempre che se i trattori fossero stati in Toscana le avrebbero valorizzati già negli anni 60-50 e invece noi siamo ancora lì a farli partire con un parco regionale che c'è e non c'è. E quindi occorrerebbe far qualcosa in più, sì, per questa terra. È necessario attivare un'avvertenza per bloccare quanto prima i circa 200 sfratti dalle case popolari in Molise. Occorre sostenere tale moratoria nei confronti dell'istituto IACP, comuni interessati e delle due prefetture che inizi ad attuare un piano per garantire il diritto alla casa alle famiglie bisognose. Per Tiziano Di Clemente del Partito Comunista dei Lavoratori occorre un censimento di tutti coloro che hanno bisogno di un tetto e che sono rimasti in attesa delle graduatorie, per poi elaborare un piano regionale, incrementando l'edilizia popolare anche mediante il recupero degli immobili pubblici e privati rimasti abbandonati. Siamo adesso alla cronaca.
Due rumeni sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di Vasto per possesso ingiustificato di arnesi, atti allo scasso. Per entrambi è scattata anche la procedura di espulsione dall'Italia. Gli agenti li hanno pizzicati sulla statale 16 Adriatica, nei pressi di Torre Sinello. I due pregiudicati sono stati quindi pizzicati nei pressi di un'abitazione lungo la statale in territorio vastese, la cui porta risultava già forzata e l'interno dell'abitazione messa a soqquadro. Cambiamo argomento, diabetologia chiusa di Isernia, l'ASREM avrebbe manifestato l'intenzione di risolvere il problema, in caso contrario sono pronte proteste eclatanti. Le istituzioni locali hanno raccolto l'appello della FAND, Associazione Pazienti Diabetici, ed hanno partecipato all'incontro organizzato nei locali dell'Hotel Europa al fine di affrontare la questione della chiusura del presidio ospedaliero di Isernia del servizio di diabetologia. Servizio esistente fino a qualche tempo fa, 11 mesi per la precisione, improvvisamente sospeso e mai riattivato con grande sdegno dei malati che hanno rappresentato con forza il loro disagio. Se prima c'era un medico che effettuava in sostanza la spola tra il capoluogo di regione e quello pentro, oggi sono centinaia di famiglie a spostarsi. Perché accade ciò e perché l'ASREM non ripristina il servizio? Domande rivolte dai pazienti e dalla FAND direttamente all'azienda sanitaria regionale, rappresentata nell'occasione dal responsabile del reparto di diabetologia presso il Cardarelli di Campobasso, il dottor Antimo Aiello. Questi ha evidenziato la necessità di dotare la struttura sanitaria isernina di specializzati diabetologi. Isernia sconta un vuoto organizzativo che deve assolutamente essere colmato. Quello per cui ci battiamo sia gli operatori, sia le associazioni dei diabetici, sia anche l'ASREM, penso che sia interesse anche dell'ASREM e della sanità regionale, è quello di rendere omogenea l'accesso alle cure in una regione piccola tutto sommato come la nostra, che ha sicuramente dei punti di eccellenza nell'assistenza, ma che non è dappertutto così fruibile come in alcune parti della regione stessa. Sicuramente bisogna aumentare le presenze dei diabetologi e le giornate delle possibilità di accesso alle strutture di tipo diabetologico, tenendo presente che la diabetologia non è una stanza in cui c'è qualcuno che fa una glicemia, è qualche cosa di molto più strutturato e molto più importante, che può essere messo in rete con altre strutture che lavorano in regione per aumentare il livello delle prestazioni e non costringere i nostri pazienti poi a spostarsi a fare centinaia di chilometri. Una certa sensibilità sembra esserci da parte dell'ASREM, non resta quindi che l'azienda regionale agisca in maniera conseguenziale. E anche loro indirizzati poi diventeranno dei. Passiamo adesso alla politica, giorni di intensa campagna elettorale in vista delle competizioni di domenica 25. Visita oggi a Campobasso per il senatore del Partito Socialista Enrico Buemi. Il Movimento Guerriero Sannita in comizio a Termo al fianco del candidato sindaco della sinistra Paolo Marinucci. Tornando nella città capoluogo in serata, gli impegni di Antonio Battista per il patrimonio naturale. Sempre in serata si è svolto l'incontro dibattito promosso a Termoli dall'associazione Liberi di Costruire con Michele Marone, candidato primo cittadino della coalizione di centrodestra. E Antonio Di Pietro sarà di nuovo in Molise nella giornata di domani. Il tour elettorale partirà da Piazza Sant'Antonio di Termoli in mattinata per discutere le prospettive future per il porto. Tra gli altri parteciperanno all'incontro una rappresentanza di operatori portuali. Nel pomeriggio il presidente Di Pietro si sposterà per la campagna elettorale a Tavenne, in chiusura alle ore 19 prenderà parte ad un incontro pubblico nel municipio di Mafalda. Il recente rogo all'ex Hotel Roxy di Campobasso apre a non poche riflessioni sulle dismissioni di parti consistenti della città capoluogo, sui degradi sempre più presenti e sul ruolo disattento della politica.
da quando l'altra sera l'ex hotel Roxy di Campobasso ha mostrato agli occhi di una città quasi del tutto distratta la sua esistenza, stiamo ricevendo in redazione numerosi contributi riflessivi da parte dei cittadini. In effetti la cosa è di per sé abbastanza grave, c'è stato bisogno di un incendio per riportare al centro la stessa visibilità di un luogo che è passato in pochi anni dallo sfarzo di un albergo tra i migliori della città a potenziale contenitore di uffici regionali, a posto di degrado misterioso e lugubre, dimora insensata di ratti e senza tetto, testimone perfetto di una modernità cittadina fatta ormai di degrado estremo, di disinteresse e del peggiore disimpegno da parte di chi dovrebbe invece impegnarsi nei percorsi di valorizzazione e rispetto dell'intero bene comune. Da quella sera riceviamo alcuni commenti al vetriolo da parte di tanti cittadini che chiedono con forza si attivi finalmente una inversione di marcia e si operi per valorizzare la città, ridarle una dignità perduta e costruire, perché estremamente necessario, il suo futuro. Abbiamo così deciso di pescare nel mucchio la mail di un gruppo di persone, ne citiamo solo i nomi in una sorta di rispetto per la loro privacy, ma avvertiamo che hanno firmato con tanto di cognome. Così Donatella, Dario, Giorgio, Maira, Mauro, Gisella, Arianna e Marcello non hanno remore a dire che da anni aleggia il progetto di destinare la zona alla sede della regione, da anni imperversano le polemiche. L'incendio ha di fatto dato il là a tutti i sostenitori del progetto e così si chiedono se malauguratamente fosse stato creato ad arte, ci sarebbe da mettere la testa sotto la sabbia. Sperano non si porti avanti un'idea che non ha alcuna ragione d'essere nel centro cittadino. Tutte le sedi delle altre regioni, affermano, sono situate nelle periferie, sicuramente molto più adeguate ad accogliere i cittadini. Dicono ancora tante cose, tutte interessanti, dimostrando che c'è bisogno di ascoltare le opinioni dei cittadini che spesso sono chiamati a dare il loro sostegno, come oggi accade, più ai candidati che non ai loro propositi, mostrati da programmi spesso in fotocopia, molte volte lontanissimi dalle emergenze vere della città. Restiamo sempre in argomento, il segretario regionale della destra Giovan Carmine Mancini lancia dubbi sull'incendio che ha devastato la struttura al centro di Campobasso. Seguiamo questa intervista. Giovan Carmine Mancini, segretario regionale della destra, sull'incendio a Roxy lei ha fatto delle riflessioni piuttosto allarmate. Ho semplicemente fotografato la realtà delle cose. Si sapeva che Roxy era abbandonato ed era rifugio di persone senza tetto e anche di altro. Si sapeva che era di proprietà dell'ente regione. Probabilmente l'unico che se l'era dimenticato era il presidente della giunta regionale, tale Frattura. E questo è estremamente denota molta superficialità, molta imperizia, colpa. Capisco che è molto impegnato, da un anno e mezzo il suo impegno quotidiano è quello di dirci un giorno sì, un giorno no, se allarga o meno la giunta da 4 a 5, o se riesce ad accontentare i suoi partner che attualmente sono tornati a destra e che l'hanno fatto vincere le elezioni dell'anno scorso. Però non è possibile che questo accada, perché è una morte, anzi un incendio annunciato, e questo è gravissimo. Se poi andiamo a verificare anche che tutto accade all'indomani della notizia del bando pubblico, del concorso di idee per realizzare i nuovi uffici regionali, la situazione si fa ancora più allarmante. E dico che non sono state le fiamme a bruciare Roxy, ma probabilmente qualche interesse di qualche imprenditore. Due cose. Uno, Frattura quell'immobile l'ha ereditato, nel senso che già c'era. Due, ma andrebbe abbattuto o ristrutturato secondo lei? Anch'io ho ereditato la casa di papà, ma per questo non la faccio cadere. Due, se lo abbattano devastano completamente l'area del mitico campo sportivo, del mitico Campobasso. Il danno sarebbe doppio,
Io penso che bisognava intervenire prima per ristrutturare quell'immobile, ma questo lo devono decidere anche i compassani, ma siccome hanno delegato il frattura, dovrebbe lui e la sua giunta non pensare soltanto a dare prebende, ma anche a fare qualcosa nell'interesse collettivo, evitare di smettere di utilizzare i soldi del contribuente molisano per pagare i fitti e magari farsi ancora voti, perché questo poi è l'andazzo, perché vengono fuori tutti dalla stessissima scuola. E nel momento in cui è un immobile lo ristrutturi e ci porti magari le sedi regionali, non è che ci vuole uno scienziato per capire tutto questo. Due quintali di formaggi freschi e stagionati sono stati smaltiti oggi dalle forze dell'ordine. I prodotti erano stati posti sotto sequestro dagli agenti del corpo forestale per la provenienza incerta. Al trasgressore, residente in provincia di Benevento, anche un'ammenda pari a 3.000 euro. Combattere la malattia di Huntington con la ricerca scientifica e cercare finanziamenti attraverso manifestazioni di solidarietà e di sport. Gli RNAI in campo per la ricerca. Presso il presidio turistico di Isernia, l'associazione che si occupa di conoscere e combattere la malattia di Huntington e la nuova atletica Isernia, con il supporto dell'assessorato allo sport del comune, hanno presentato una gara di solidarietà che si terrà domenica 18 maggio nel capoluogo Pentro, atta a raccogliere fondi da destinare appunto alla ricerca sulle malattie rare, con particolare riferimento alla corea, della quale si conosce ancora poco e per cui la LIR intende portare avanti uno studio epidemiologico a partire dal Molise, come ha spiegato il medico ricercatore, presidente dell'associazione e già al vertice del centro di neurogenetica dell'IRCS Neuromed di Pozzilli, il professor Ferdinando Squitieri. È una malattia genetica del sistema nervoso che produce morte di cellule nervose con un coinvolgimento di diverse sfere e diversi organi. In particolare viene interessato l'aspetto psichiatrico, purtroppo anche molto frequentemente. Stimiamo nel mondo occidentale una frequenza di circa una persona ammalata ogni 10.000 abitanti. Sono delle stime approssimative, ovviamente, perché una stima ufficiale per la malattia di Huntington in Italia non è attualmente presente. Noi stiamo cercando di risolvere questo enigma dei numeri, cercando appunto di prendere come modello proprio il Molise, che è una piccola regione, e pensiamo che la frequenza di malattia sia sicuramente quella riferita prima, ma anche forse maggiore. In termini pratici implica un coinvolgimento di almeno 40 famiglie, 30 o 40 famiglie in questa regione. Quindi, sulla scorta del successo già ottenuto lo scorso anno, coniugando sport e sociale, il professor Squitieri ha accennato ai progetti in cantiere con la NAI. Uno dei progetti che abbiamo iniziato l'anno scorso è stato appunto quello di conoscere, di aiutare a conoscere la possibile frequenza di questi malati nella regione. E adesso noi vogliamo continuare questa collaborazione con la NAI e cominciare anche un'operazione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in questa regione. L'appuntamento è quindi per domenica mattina a partire dalle 10.30 a Piazza Giustino d'Uva per una gara non competitiva o al più una passeggiata, alla quale potranno partecipare sportivi e non, anche intere famiglie. Nel pomeriggio di oggi a Campobasso si è svolto un primo confronto per l'elaborazione del nuovo piano sociale per il triennio 2014-2020. Sul punto, oltre alle poste inserite nel bilancio 2014 pari a 5 milioni di euro, comprensive del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza e del Fondo per le Politiche Sociali, andranno sommate, ha dichiarato il vicepresidente della Giunta, Michele Petraroia, le risorse europee dell'obiettivo tematico 9 e i trasferimenti nazionali riconducibili alla materia. Con le prime due settimane di raccolta differenziata dei rifiuti attraverso il metodo porta a porta, a Montecilfone è stata raggiunta la soglia del 56% del progetto. Questo primo dato raggiunto dall'amministrazione comunale è significativo ed esorta tutti i cittadini del paese e le istituzioni a non abbassare la guardia e a proseguire su questa strada.
La Lega Fibrosi Cistica Molisana ricorda il convegno di domani che fa il punto della situazione complessiva sui percorsi relativi alla grave e invalidante patologia medica. Ancora Giuseppe Vittà. Un appuntamento da non disdegnare, quello di domani mattina a Campobasso alla sala dell'incubatore Incontra in via Monsignor Bologna 15, organizzato dall'associazione nata in Molise 10 anni fa, aderente alla Lega Italiana Fibrosicistica e che prevede nei tanti interventi di fare il punto dei percorsi di ricerca, cura e sostegno per i malati molisani e per le loro famiglie. L'iniziativa, che vede la partecipazione attiva del relativo centro medico regionale dell'ospedale Cardarelli del capoluogo, vuole porre al centro dell'impegno l'importanza della ricerca e delle risorse per dare un futuro ai tanti giovanissimi pazienti. Importanza fondamentale assume la diagnostica di laboratorio attraverso le ultime moderne tecnologie di indagine, come sottolinea la biologa del centro, la dottoressa Antonella Angiolillo. Noi stiamo mettendo a punto il test del sudore anche qui nel Molise. Ancora non siamo partiti, siamo proprio agli sgoccioli, stiamo aspettando gli ultimi reagenti proprio per cominciare poi a utilizzare questo test, che è il test secondo la metodica di Gibson e Cook, che è quello che è raccomandato dalla Società Italiana per la Fibrosicistica, ed è un test diagnostico, quindi un test molto importante che finora non veniva fatto in Molise e che adesso inizieremo a fare. Si tratta di un test molto semplice, non invalidante, che serve solamente a vedere la percentuale di sali presenti nel sudore. Questo verrà fatto appunto a stretto contatto con il paziente, e devo dire che è un pochino triste, io l'ho già effettuato in altre strutture, è un pochino triste e poi vedere la positività del test e quindi sapere che quel bambino o quella bambina purtroppo sono dei malati, dei fibrosicisti, che quindi avranno un percorso abbastanza complicato nella loro vita. Le problematiche e le prospettive dell'Ateneo di Via Mazzini ad Isernia, in particolar modo per le facoltà di scienze politiche e scienze naturali, questo è l'argomento principale del prossimo Consiglio Comunale a Palazzo San Francesco di Isernia, fissato a mercoledì 21. A margine del convegno promosso dall'Automobile Club sulle normative per le gare automobilistiche, abbiamo preso lo spunto per chiedere al direttore Giovanni Caturano un commento sull'attuale pericolosità delle strade molisane. Ascoltiamolo. Senta, ecco, io approfitto di questa sua presenza e della sua disponibilità per chiederle la situazione della sicurezza sulle strade del Molise. I numeri in senso assoluto sembrano piccoli, perché chiaramente, insomma, parlare di 28 morti all'anno non fa un grande effetto nel panorama nazionale, però quando poi ci rendiamo conto che 28 vite sono magari persone che conosciamo, sono 28 famiglie distrutte, e allora veramente anche un solo morto sulla strada ci deve far riflettere. E dovremmo arrivare a un obiettivo zero. Probabilmente all'obiettivo zero non ci arriveremo mai, ma siamo in controtendenza. Mentre gli incidenti in tutta Italia diminuiscono di numero, in Molise non è così, purtroppo, o meglio, diminuiscono in maniera meno che proporzionale rispetto al resto d'Italia, e quindi il nostro impegno nel campo dell'educazione, della sicurezza stradale, della prevenzione, veramente deve essere ulteriormente rafforzato, mettendo tutte le forze in campo. Noi cominciamo, ci proviamo a tutti i livelli. Cominciamo con attività di prevenzione e di educazione dai bambini, dalle quinte elementari, andiamo avanti con le scuole medie, le scuole superiori, l'università, facciamo veramente, proviamo a fare tantissime attività proprio per cercare di prevenire, inculcare quei valori della sicurezza stradale per una mobilità responsabile. È chiaro che l'impegno è veramente enorme, però va fatto, ci dobbiamo provare in tutti i modi, soprattutto perché è sempre prevalente negli incidenti stradali il fattore umano, e quindi è sul valore, sull'attenzione dell'essere umano sul quale dobbiamo incidere molto di più, perché poi le vetture invece stanno veramente facendo progressi enormi nel campo della sicurezza, un po' meno devo dire le strade, quindi il contesto territoriale, perché insomma, perché ci sono difficoltà anche sulla conformazione delle strade, ma lì è ancora più difficile incidere, a costi sicuramente superiori. Però sull'attenzione che dobbiamo mettere tutti nel rispetto delle norme del codice della strada che sono state scritte per la nostra sicurezza, veramente dobbiamo fare un impegno, una riflessione, ma costante ogni giorno di tutti quanti noi.
Concerto di primavera del maestro Enzo Camporeale questa sera a Termoli, brani musicali dal classico al moderno nelle sale dell'Hotel Mistral. Sempre per la musica, la rassegna concertistica presente in questi giorni a Riccia, invitato domani sera in piazza Umberto il quartetto Madas. Si tratta di artisti di livello internazionale, musiche di Mozart, Beethoven e Shostakovich. 24 storie particolari di prigionia nei lager nazisti di soldati italiani nel corso del secondo conflitto mondiale. Alla Fondazione Cultura di Campobasso l'esperienza è stata riproposta. Perché 24 e 1 non è un gioco matematico, ma è una cosa molto seria? È una cosa molto seria. Noi abbiamo incontrato 23 IMI, siamo rimasti totalmente impressionati dalla loro storia mentre facevamo le interviste, così è nata l'idea di creare questo film. Pezzettini di memoria che diventano un puzzle, un grande mosaico di ricordi, di storie che nessuno sapeva. 24 sono diventati perché ho incontrato questo tema con un signore a Roma che mi ha raccontato la sua storia, che lui è un IMI, e così pensavo di dover rendergli un omaggio e sono diventati 24. Storie di guerra, storie di prigionia, storie che fanno ritornare prepotentemente la memoria ad un periodo non molto felice, anzi tragico. È vero. Forse posso aggiungere ancora che io sono rimasto così impressionato in che modo questi signori anziani hanno raccontato le loro condizioni nei campi, sul posto di lavoro. Stavano sullo stesso livello dei prigionieri sovietici, dunque molto in basso. Erano odiati, la propaganda tedesca è riuscita a farli diventare nell'opinione pubblica i traditori badogliani, perciò venivano trattati ancora peggio perché erano dei traditori, ma loro quando raccontano dei pezzi di pane lanciati, dell'aiuto magari di un civile tedesco, rende tutte le loro storie così umane. Così. Eppure c'è qualcuno che dice che i campi non sono mai esistiti. Questo è terribile, dovrebbe vedere il nostro film, dovrebbe incontrare questi signori semplicemente ascoltando le loro storie e non potrebbe più mentire. Non ti conosco più, la commedia in tre atti del commediografo romano Aldo De Benedetti, questa sera nel debutto ufficiale della Sala di Via Berta di Isernia, alla regia Mario Baldini. L'opera è stata proposta dagli amici del teatro di Pietrabondante e adesso, come tutti i giorni, spazio al meteo. Sul Molise è in atto una depressione che porta nuvolamenti diffusi e piovaschi soprattutto sul lato costiero. Le temperature massime odierne sono comprese tra i 12 gradi di Campobasso e i 16 ad Isernia. Ventilazione settentrionale, mosso l'Adriatico centrale. Dalla sera ancora cielo coperto e piogge sparse. Le minime della notte scenderanno dai 10 del capoluogo ai 14 su Isernia. Domattina sulla regione i valori termici sono previsti in rialzo, venti da nord e nuvolosità variabile. Siamo in chiusura di telegiornale. Prenderanno il via domattina in piazza Municipio a Campobasso le prove pratiche di educazione stradale, prove rivolte alle scuole elementari del capoluogo e dei paesi limitrofi. Nelle attività pratiche saranno impegnati circa 350 alunni. Bene, veramente tutto, grazie per la visione e per l'ascolto e vi lasciamo alla nostra programmazione.